Sciopero di lavoratori Comdata all'Aquila indetto per domani, assemblea oggi per stabilire quali ulteriori azioni intraprendere. Sul piatto c'è cioè il processo di internalizzazione del servizio di contact center di assistenza all'utenza, ma soprattutto per i sindacati CGIL e CISL e UIL, la mancata risposta dell'INPS alle domande sulle regole per le assunzioni delle persone. L'internalizzazione per i sindacati e l'RSU di Comdata dovrà garantire tutte le persone impegnate nella commessa, nessuna esclusa, perché il punto non è più se debba nascere o meno la società in-house. Insomma, l'atteggiamento dell'INPS non piace alle organizzazioni sindacali perché il presidente, sostengono, continua a dire che l'operazione si farà, ma sfugge al confronto sulle regole. Questo call center all'Aquila dà lavoro a circa 500 persone e si trova al Tecnopolo d'Abruzzo. La questione nostra non è tanto il fatto di dover o voler fare l'internalizzazione, ma la problematica nostra su cui noi non possiamo assolutamente cedere e neanche fare un passo indietro è che questa internalizzazione deve garantire tutte le persone impegnate sulla commessa, deve garantire il proseguo, la continuità occupazionale e la dirigenza dell'INPS attualmente ha il dovere, il diritto, non solo nei confronti dell'organizzazione sindacale, ma soprattutto nelle migliaia di lavoratori che lavorano su questa commessa, deve dare risposte concrete su che cosa vuole fare, su quale regole vuole applicare riguardo le internalizzazioni in house del servizio di contact center. Oggi all'Aquila sono interessati circa 500 lavoratori, sono lavoratori impegnati nel call center di Comdata di Boschetto di Pile e li stiamo chiamando in assemblea per spiegare loro l'importanza di fare, di dare una risposta corale a questa iniziativa di sciopero indetto da CGIL, CISL e UIL.